Buonasera, oggi parliamo di questo libro, La ragazza con la Leica, di Elena Janácek. È un bellissimo libro, è un romanzo, credo abbia vinto anche il premio Strega recentemente, anzi sicuramente ha vinto il premio Strega. Di che cosa parla questo libro, o almeno qual è il protagonista principale di questo libro? La protagonista principale di questo libro è Gerda Taro. Chi è Gerda Taro? Probabilmente quelli che la conoscono, non sono molti, la conosceranno come la compagna di Robert Capa. Robert Capa è stato uno dei più grandi fotografi di guerra del secolo scorso, morto negli anni 50 in Indocina, ed è stato anche il suo uomo per un periodo di tempo. Allora, questo libro, questo romanzo è ambientato in una serie di quadri spazio-temporali diversi. È ambientato in Germania, nella Germania degli anni 30, nel periodo dell'ascesa di Hitler. È ambientato nella Francia del 36-37, quando c'è stata la vittoria del Fronte Popolare, poi spazzato via con la guerra. È ambientata in Spagna nel 1936, dove c'è stato il tentativo riuscito del generale Franco e dei militari di abbattere il governo delle sinistre che era al potere in quel periodo, c'è la guerra civile spagnola ben conosciuta, che per molti è stata una sorta di prova, grande prova della Seconda Guerra Mondiale, perché erano in gioco tutte le potenze europee, molte potenze europee. Quindi è ambientato in questi posti ed è ambientato poi negli anni 60 in Italia. I protagonisti sono un gruppo di persone che si conosceva, sono appunto questa ragazza, Robert Capa e i loro amici. L'ambientazione quindi salta da una parte all'altra, non c'è un filo unico dal punto di vista temporale, ma ci sono molti riferimenti, molti ricordi, molti flashback che si rincorrono all'interno del libro. È un bellissimo libro e rende molto bene, come dire, il clima dell'epoca. Per chi in qualche modo conosce già qualcosina di quello che è successo in quel periodo, che per chi ha letto per esempio Omaggio alla Catalogna di Orwell, oppure La breve estate dell'anarchia, dedicato a Bonaventura Durruti, un anarchico di Barcellona. Per chi conosce un po' di storia, si ritrova in questo clima. Il libro è bello anche perché, almeno a me è piaciuto, anche perché parla di fotografia. E parla della fotografia e ci fa capire, e questo è bello soprattutto per chi fa qualche fotografia ogni tanto, e ci fa capire la diversità, il modo diverso con cui si facevano le fotografie a quel tempo. Ecco, io non voglio rivelarvi altro di questo libro, beh, non c'è nulla che non sia noto a chi conosce la storia, però insomma c'è anche il piacere di leggere qualche cosa. Però è un bel libro che consiglio, sono più di 300, 320 pagine circa. C'è anche qualche fotografia. Il bello è che sono cose, pur essendo naturalmente un romanzo, narra di fatti reali che sono avvenuti nella realtà. Bene, La ragazza con la Leica, quindi, Guanda Editore, consigliatissimo.